Benvenuto nell'ambiente simulativo d'addestramento per la nano tuta. Qui imparerai le basi delle operazioni. 23 anni fa, i CEF invasero il nostro mondo. Riuscimmo a fermarli. Io li fermai. Ma la Cell Corporation approfittò del vuoto di potere e diventò sempre più grande e influente, finché non arrivò a prendere il controllo del mondo intero. I Cell colsero tutti di sorpresa. Anche me. Mi chiamano Prophet. E sono l'unico che sa cosa sta per succedere. I Cell non sono la vera minaccia per il nostro mondo. L'alieno più potente, il CEF Alpha, è ancora vivo. Mi ha fatto intravedere il futuro. Sa cosa mi guida, in cosa credo. Che essere un buon soldato si riduce a una cosa sola, a una sola domanda. Cosa sei pronto a sacrificare? Ricordatemi. Quando vennero da me con la nanotuta, sacrificai Lawrence Barnes, l'uomo che ero, per diventare Prophet. Forse la migliore macchina da guerra tattica che sia mai esistita. Quando la mia carne e il mio sangue divennero un ostacolo, sacrificai anche loro. Li sostituii come un pezzo di ricambio. La vittoria ha un prezzo. Il prezzo aumenta ogni volta. Io ho intravisto il futuro. E io non potevo impedirlo in nessun modo. Quando la macchina da guerra più potente fallisce, che cosa facciamo? Cosa devo fare io? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video gameplay. Siamo su Crysis 3 versione PC. Questo gioco è da tantissimo tempo che me lo voglio giocare, ma il computer non me lo soddisfava. Quindi ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo questo walkthrough in compagnia vostra.
amici. Tu capire, amici? Psycho. Dov'è la tua nanotuta? I Cell mi hanno spogliato. Ci hanno spogliati tutti. Tu sei l'ultimo. Resta solo la tua tuta. Ok, quindi siamo gli unici sopravvissuti, diciamo, con la tuta. Ragazzi, io mi scuso tantissimo con voi se gli altri episodi li avete visti tutti senza audio, ma li avevo registrati tantissimo tempo fa, praticamente Mafia 3 l'avevo registrato tutta una volta, quindi mi aveva preso veramente tantissimo quel gioco. Anche FIFA 17 l'avevo registrato tantissimo tempo, però ora in avanti cercherò di portarvi tutti i giochi che porto tutti con l'audio, perché ragazzi è più professionale, bla 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 bla. Ok, non ci perdiamo in chiacchiere, premiamo subito invio per accedere alla partita. Tieni, prendi questa. Bane, stiamo uscendo in tre. Sta giù. Muoversi. Bane, Bandit, diversivo. Prophet, andiamo. Capo Romeo, qui Romeo 1. Inizializzazione su riscaldamento, passo. Ricevuto, Romeo 1. Dobbiamo farti entrare lì, nel dome. Sta scoppiando una guerra. Il chef Alpha. No. Ricordi quei tizi che ti hanno scaricato addosso i K-Volt? I tizi che ti hanno mantenuto in stasi per chissà quanti anni? I tizi che mi hanno strappato la nanotuta dalla carne? I tizi che stavano per fare lo stesso a te? I Cell? Quei tizi! Ah, andiamo. Attenzione! Sbarco nanotuta in corso. Tutto il personale non richiesto deve abbandonare. È Nax, l'IA del sistema di sicurezza Cell. Silenziatore. Stiamo entrando dalla porta principale. Dobbiamo puntare sull'effetto sorpresa. Nessuno è abbastanza folle da fare una cosa del genere. Facciamo piano. Hanno le squadre di intervento rapido pronte. Occultamente attivo. Occultamente attivo. Hanno portato via tutti tranne questo qui. Ma almeno hai una minima idea di chi sia. Qui dentro c'è Prophet. È per questo che hanno bloccato tutto? Lo stanno portando in laboratorio. Ma chi tenterebbe di salvarlo? Dai! Occultamente attivo. Attenzione! 5-2, per rivedersi male, aria sicura, basta. Sbarco tuta in corso. Quello è una specie di super soldato. Super soldato sto cazzo. Anche lui sanguina come tutti. No. Questo no. Occultamente attivo. Abbiamo un intruso, c'è un'unità a terra.
Ok, credo che abbia... No, no. No, 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 non abbiamo pulito nessun tipo di aria. Aspetta che ce n'è un altro. Che però non sto vedendo. Aspetta, andiamo a trovare immediatamente. Dove stai, brutto stronzo? È figa questa cosa che praticamente si consuma dell'energia, perché altrimenti così saremmo stati proprio invincibili. Merda, sto per morire! Ho bisogno di aiuto, subito! Abbiamo trovato una strada secondaria, quindi ne approfitto. Qua non c'è nessuno. Qua possiamo andare tranquillamente senza occultamento. Ok, perfetto. Premi F per usare. Attenzione. Dove sono i rinforzi? Sono previsti blackout in seguito ai danni della tempesta alla rete. Ah, ma tu sei... Ma non rompe il cazzo, stavo a fare un'uccisione amichevole. Sull'obiettivo, passo. Sì, sì, cercate, cercate. Un po' troppo rumoroso. È molto meglio questo. 9 frecce impact, 3 frecce elettriche. Sarà una macchina di morte silenziosa e invisibile. Questa è roba seria. Wow. No. Non hai sentito la parte migliore? L'arco è connesso alla tuta con laser al carbonio. Ha tanta energia cinetica da battere un rinoceronte. Con le punte intercambiabili puoi lanciare una carica esplosiva su qualsiasi bersaglio. E soprattutto resti con... Wow! Ora ti piace. Va già meglio. Bene, muoviamoci adesso. Ah, quindi si resta occultati quando... Ok. Credo con X si cambiano le frecce. Se abbiamo queste qua, super termite, altamente esplosivo, miccia ritardata. Poi abbiamo punta elettrica, antimateriale, stordisce bersagli più grandi. E poi abbiamo punta frammentazione. Ok, per adesso utilizziamo questo. Questo cos'è? Stazione rapida, danno ridotto. Velocità di stazione standard. Velocità di stazione incrementa danni. Ma cazzo, vado con questo. Porca vacca. Ladra. Ok. Romeo 1, abbiamo raggiunto Foxtrot 4, esplosione pronta, passo. Che cazzo, non ha funzionato. Cosa succede qui? Ci penso io. Affermativo. Qui c'è un'unità a terra, state attenti. Molto bene. Alfa, scattare! Copro io. Cazzo, ci hanno beccato. Preso. Prima neanche che ti avvicini, stronzo.
Che altrimenti stiamo nella cacchina. Bravo, fate presto! In copertura! Cerca di nascondersi. Andiamo a prenderlo. Ammazza la zona. Come scende. Andiamo, mettiti qua. Controllate l'area dove è stato visto l'ultima volta. In copertura. Ok. Occhi aperti, si è occultati. Apro io. Usa le frecce. Ok. Abbiamo 6 frecce, 6. Soppressione, avanzare. Non lo vedo. Facci loro. Ma io da là non ti prio. Brutto stronzo di merda. Vabbè, di beccare ci hanno beccato. Quello è poco ma sicuro. Preso. Madonna raga, butto un cazzo di rinoceronte a terra. Dai, l'energia, occhio all'energia. Avanti, mitico. Facciamo il culetto, dai, su. Perfetto, andiamo, su. Mi stanno a cercare, lo so, ma tranquillo. Già sopra c'aveva un altro. Sopra c'aveva altre frecce. Ok, il problema è che stanno puntando al mio amico. Quindi per adesso abbiamo strada libera. Muovetevi e trovatelo. Ne dovrebbero essere rimasti pochi. Il bersaglio è qui. Morto. Non è il massimo. È un divertimento, compà. Da dove mi ha visto quello? Dove mi hanno visto? Comunque l'energia sta scendendo tantissimo. Questo è poco ma sicuro. Cazzo, quando corriamo come scende. Porca puttana, quando si corre come scende l'energia. Vai, vieni. Bravissimo. Romeo 1, Romeo 2, sul riscaldamento completato, passo. Viola i bersagli a distanza con il visore B. Cacciati a distanza. Hai capito, aspetta però. F per violare. Ok, fatto.
No, vabbè. B per dove chiudere il visore, ok. Siamo nel cuore della serra. Devo vedere cosa ci sono al mio cuore. Piantala coi chef. Gli alieni sono andati. Dovresti saperlo. Comunque ci sono due tipologie di nemici, chef, cell. Anche io alla fine secondo me sono un cell, però forse è buono. Boh, non ho capito ancora, ancora siamo all'inizio del gioco. Dimmi che è uno scherzo. Avanti, Psycho, muoviamoci. Aprite questa porta. Fatti vedere in faccia. Avanti, avanti. Mi hai strappato dalla mia tuta, ora fatti vedere in faccia. Psycho, andiamo. Ti troverò, cazzo. Ma è lui. Lo sai che quando ti strappano la tuta sei cosciente? In molti sono morti urlando. Il loro cuore non ha retto il dolore. Ciao, andiamo a pigliare, ciao. Oh, cazzo. Avanti. Andiamo. F per fare il rifornimento. Ah, ma non di frecce, solo di munizioni. Che palle. Vabbè. Ok, ti copro io. Vediamoci sul lato lontano. Dai, vai. A tutti i settori, all'arco. I fuggitivi stanno attraversando il perimetro. Sopprimere i bersagli. Oh, dovremmo arrivare lì in fondo. Bene, 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 bene. Vai, vai, voi venite che vi ammazzo tutti, anche perché abbiamo 5 frecce. Attenzione. A disposizione, però. Non puoi nasconderti per sempre, però. Hai appena reso le cose più difficili. Sparategli! Cazzo era, che cazzo è che mi sta sparando? Oh, non sto capendo. Che cazzo è? Mo pure l'elicottero. Ma qual è la salute? Scusa, non capisco. Cazzo sto fa. Madonna, madonna. Sti tasti, uffa, che bordello, che bordello. Ok, ti copro io. Vediamoci sul lato lontano. A tutti i settori, all'ala. I fuggitivi stanno attraversando il perimetro. Sopprimere i bersagli. Controllate i vostri settori. Dai che si può fare tranquillamente.
tentativo. Cosa succede? Forse di qua. Do un'occhiata, copritemi. Madonna, l'inerzia come scende. Uomo pezzo! Merda, merda, sono qui! Segnalate! Capo 2-4, il bersaglio nella zona del ponte 5 Delta 6. Ho sbagliato, cazzo, mi hanno beccato di nuovo. Attenzione, fuggitivi localizzati. È arrivato l'elicottero di merda. Porca puttana. Vabbè, da. No problem. Ci siamo quasi. Allora, qua ce ne dovrebbe essere uno. Ok. Perfetto. Là c'ho l'elicottero. Riusciremo a stanarli, profe. L'elicottero ha rotto il cazzo, eh. Questo elicottero ha rotto il cazzo. Rotto il cazzo. Allora, X. Allora, dobbiamo prendere la scuola esplosiva. Questa qua, sì, andiamo con questa. Ti faccio vedere che fine fa l'elicottero. Il pezzo di merda dell'elicottero. È rotto, già coglioni, è rotto. Bam, dai. Bam. Dai. Mettiamoci queste. Mi metto queste. Ok. E andiamo di nuovo in. E ora vi faccio vedere che l'energia scende più. Capro io. Ma dove cazzo state? Ma non rompete il cazzo. Ma dove state? Ma su, ma fate bravi, su, dai. Ok, uno violato, perfetto, due violato. Ciao. Vedete l'energia come scende più lentamente adesso? Prima non potevo fare neanche due o tre passi che subito scendeva. Resisti, dammi un minuto. Ma anche due, vai. Sicuro di farcela da dove ti trovi? Falla finita, non mi serve una muta del cazzo. Beh, lascia stare, la muta serve, eh. Per afferrare, usare. Procedi, ci vediamo più avanti, ok? Ricevuto. Per attivare il visore. Ci muoviamo. 2, 3. Ok. 4, 5, 6, 7. Ah, qua mi dice tutta la gente che c'è. Che figata. Contiene calibri di diversi tipi, armi secondarie. Questa è una cosa di munizioni. Ok, non abbiamo più nessuno. Credo. Vabbè, li aspetto qui allora, a questo punto. Faccio sempre casotti. L'ultima
Faccio sempre casotti, cazzarola. Non posso andare più calmo, no. Vabbè, usciamo da qua perché mi sono rotto il cazzo di stare qua dentro, eh. Da dove cazzo arrivava? Da qua. La testa sto mirando. Ah, qua mortacci tua. Ok, allora ce ne abbiamo un altri due, credo. Credo che, oddio, là c'era un altro, là c'era un altro, c'era un altro. Là ci sono le armi. Beh, si può dire che sono pochi, dai. Un altri quattro mongolini devo uccidere. Fatto fuori. Scusa, do. Non sei invitato alla festa. Cosa succede qui? Niente, niente, tranquillo. Ti sto facendo fuori tutti i tuoi coglionazzi di persone che non servono un cazzo. Ok. Non c'è nessuno. Allora, vediamo un po'. Allora, quello può passare là. Niente, non l'ho preso. Tranquillo, sto arrivando io adesso come rinforzo. Più di me. Attenzione, giù lì. Stanno tutti giù questi, eh. Allora, vediamo un po' di andare a prenderci. Qua ci sono munizioni e roba del genere. Queste televisioni leviamole perché altrimenti, oh oh, recuperiamo dei dati. Apriamo il database. A posto, abbiamo preso altre munizioni. GGO Pop. E mo diventiamo di nuovo trasparenti. Aspettate un attimo, io voglio vedere una cosa. Un attimino. Ok, allora diventiamo di nuovo trasparenti e ci andiamo a prendere questo qua che ce l'abbiamo a due passi. Madonna, un cecchino con la pistola proprio mancato sono. Ma che rinforzi, siete già morti tutti. Sono qui. Salve. Sono qui, eh. Per chi non mi ha visto, scambiare Scar con Scar Dit. Che cazzo è sto Scar? Ah, c'è il mirino più di merda. Meglio questo, amo, amo questo mirino. Allora, dovremmo andare a 140 metri. Dai, su. Madonna, abbiamo fatto la strage proprio. Qua abbiamo le munizioni. Psycho, procedo alla prossima area. Vai, vai. Psycho? Sì. Ricevuto. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Santa miseria, ok. Allora, B chiudiamo, cambiamo pistoletta. Uno è andato. Ah, va. Ah, gli MP non mi permettono di... Bravi, bravi. Non mi permettete di
di trasformare. Ah, dei pezzi di merda, guarda. Bravo, bravo, vede pure le MP adesso. Buono, buono. Gli giro intorno. Vieni, gira, mi gira. No, vedi che sto da qua. Vedi che stavo da qua, te l'ho detto. Ho detto gira intorno. Intorno invece da qua. Facciamoci fuori quell'altro laggiù là. No, tranquillo. Chiudetevi e perlustrate la zona. Questo è un altro. Questo è un altro. Ah va, tira, tira. Ah, problem, tanto quanto dura, to. Non deve sfuggirci. È passato, sì, 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 tranquillo proprio, vieni. Vieni, bello, vieni, sto già mirando la testa. Vieni. Ciao. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Un attimo B, vediamo un po' qua. Allora, là ce n'è un altro, un altro, un altro. Ah, hanno chiamato rinforzi, stronzi. Bravo, bravo. Allora, B, vediamo con questo. Sto con il... Vedete qualcosa? Sì. E infatti, vedevo anche io morto, tranqui. Sempre di pistoletta, quello si sta avvicinando. Aspetta, riprendiamo un po' di energia. Buona, perfetto, ok. Ingaggiare! Già. Sì, vieni, vieni. Sto qua, tranquillo. Mamma come mi... L'ultima posizione rilevata. E questa è l'ultima posizione rilevata. Dai, venitemi a prendere, su. Allora, devo andare da sopra, eh. Ok. Psycho, ho finito. Sì, io già. Ci vediamo alla stazione della porta. Attenzione, i Zell stanno preparando le torrette. Tu puoi violarle. Magari potessi farlo io. Ok, violata. L'unica cosa che farò... Occultamento, potenziero di brutto l'occultamento. Allora rompere il cazzo. Allora andiamo per di qua. Mio. Mio. Mio, perfetto. Andiamo su. Raga, devo concludere il primo episodio. Quanto caspita deve durare. Una volta dentro ci incontriamo con i miei. Ok, vai. Hai dei tuoi adesso. Mi conosci, mi è sempre piaciuto il gioco di squadra. Non vado da nessuna parte finché non mi dai delle risposte. Sì, mi ricordo. La maggior parte è schiava dei debiti. Vassel possiede la nostra energia, tutta.
Se non puoi pagare le bollette, devi lavorare per farlo. Naturalmente è impossibile riuscirci, questo è il trucco. Rimani a vita nel programma, lavora per il debito. Non c'è altra scelta. No, una c'è. Combattere. Guarda, ti faccio vedere cosa ha fatto la Cell mentre tu dormivi. Forse allora capirai. Benvenuto a New York, versione 2.0. Cioè, praticamente un cazzo. Cosa hanno fatto? La città ha una traccia energetica. Ma perché? È la Cell. Assorbe energia dalla tecnologia aliena. La rete energetica mondiale viene alimentata da una sola macchina CHEF nel Dome. È troppo semplice. E invece sì. Niente energia, niente Cell. Ed è fatta. No, il CHEF Alpha mi ha mostrato una visione. Non è la prima volta. Deve pure esserci un collegamento. Prophet, gli alieni sono andati. Li hai distrutti tu stesso. È rimasto solo qualche superstite. No, c'è dell'altro. Ascolta, mentre tu davi la caccia a un super alieno immaginario, la Cell pensava a conquistare il mondo. Ci serve che torni qui e subito, capo. Abbiamo bisogno di te per fermare la Cell. Non esiste solo la tua rivoluzione. Io ho visto. La Cell sta giocando con un potere che nemmeno immagina. Qualunque cosa stiano facendo, sarà la fine del mondo. Dobbiamo fermarli. Cazzo, se li fermiamo. Su, andiamo. Intatto. Inizializzo velocità terminale. Ricevuto, Romeo 1. Hai liberato il perimetro. Il Liberty Dome è progettato per resistere a una minaccia CHEF. Sei in vantaggio. Le unità Cell preparano un contrattacco. Secondo i nostri calcoli hai circa 3 minuti. L'area evidenziata è ancora valida. L'attività di terra Cell è minima, ma le torri sono operative all'1%. Occhi aperti. Devi riportare il macchinario alla base. Ok ragazzi, io chiudo qui il nostro primo episodio del playthrough di Crysis 3. Ci vediamo nel prossimo episodio. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like. E niente ragazzi, alla prossima. Bella per voi.